sono stato malissimo. Ci ho chiamato diverse volte per darmi qualcosa per lavarmi la bocca. Avete perso molto sangue. Occorrerà chiamare qualcuno. Adesso è passato. Dov'eri? Credo di sapere chi si manifesta in questa casa. È Nerio. Ho incontrato quel prete maledetto. È lui che ti ha convinto di questa pazzia. Sì, l'ho incontrato. Ma non gli ho rivelato nulla. Come potrei crederti? Dovete ascoltarmi. Ci sono troppe coincidenze strane. Grazie. Vuoi andare ora? State male, avete la febbre? No. Sto bene, bene. Forse è solo questione di pochi giorni. Quel prete ti porterà via da me. E io rimarrò di nuovo solo. Se avete trovato rifugio in questo luogo, non è per una coincidenza del destino. La vostra salvezza dipende da ciò che riuscirete a fare per aiutarci in questa contingenza. Cosa devo fare? Temiamo che qui, dopo la scomparsa di anime innocenti, si stia evocando il maligno e che qualche conferma negli ultimi giorni la si sia avuta. Ma per intervenire necessitiamo di prove inconfutabili. La sua famiglia è tuttora molto potente. Temiamo che Monsignore e il suo vecchio scritturale, prima della morte, abbiano fatto un patto. Quale patto? È possibile che lo sprettato stia impiegando tutta la sua scienza per richiamare dal mondo dei morti Nerio, che da quello che si dice aveva grande attrazione per il maligno. Ricordate, il demonio non si fa servitore se non per essere maestro.